Diciamo che tu di capelli non ne hai moltissimi. No. Però se non sbaglio da giovane, quindi più o meno a 27 anni, eri così. Quindi come mai? Cosa è successo? La genetica, prima cosa. Nel mio caso mi è venuta la dermatite seborroica, mi sono rivolto a delle persone per farmi aiutare che erano completamente incompetenti e hanno peggiorato la situazione. Dopo un po' il risultato è stato questo. Allora, adesso ti faccio vedere come sarei io da pelato. Pelato pelato proprio, eh? Beh, comunque io ho degli amici qua, anche qua in paese, due fratelli. Uno è, cioè non ha un cappello in testa, suo fratello è pieno di cappelli fino alle orecchie e ha 2 anni in meno, quindi anche lì genetica. Ecco, quindi diciamo che non sono troppo fortunato. Dovete sapere che al tempo i miei genitori, i miei amici, magari ci scherzavano un po' sul fatto che sarei diventato calvo per appunto la predisposizione genetica. Tra l'altro, a piccolo ti ricordi che tu mi rompevi sempre le palle? Tanto diventerai pelato anche te, di quelli Sì, là. per modo di dire. E io dopo un po' iniziai a farmi un po' di paranoia e mi sentivo un po' al disagio, al pensiero, perché nella mia testa non mi sarei mai visto bene pelato. Tra l'altro dovete sapere che negli ultimi circa 2 anni i miei capelli si sono abbastanza assottigliati e sono diventati da molto lisci a mossi barra ricci, ecco. Però ovviamente su alcune cose non possiamo avere controllo, però comunque si può sempre prevenire una certa situazione ed è per questo che ho deciso di fare una visita. E mi è stato fatto fare per 6 mesi del testosterone in gel, staccato ormai più di un anno fa. Attualmente sono in cura per quanto riguarda la tiroide, sono ipotiroideo. Da lì comunque ho notato, l'ha notato anche il parrucchiere, che il mio capello si è molto assottigliato e inoltre sono diventati un po' più ricci. Cioè io prima ce li avevo molto lisci i capelli, invece adesso come vede sono molto più... Io Adesso quanti anni hai? ne ho 20, quasi 23 ormai. E anche un po' di tempo fa, quando feci gli esami generali, proprio era tutto a posto. Vitamina D È al a limite se posto, manca. però magari ho visto che un po' di stempiatura aumentata, quindi non so Beh, quello se... può essere anche, Ah, tra ok. virgolette, fisiologico. Ah, Dei sì, capelli che vedo. hanno dei diametri maggiori e dei capelli un po' Sì. più sottili. Allora, quelli più fini sono quelli, non quelli che stanno crescendo, ma quelli che potrebbero essere in sofferenza. Situazione non è tragica, nel senso Ok. che è una situazione buona, Sì, quindi nel senso però l'importante è partire prevenire è prima. meglio che curare, Ecco, infatti, esattamente. perché dopo, se no, bisogna passare a altre cose più chirurgiche. Diciamo che poteva andare peggio, quindi ci sta. La cosa divertente è che abbiamo scoperto che è il medico di base di Marika. Quanto è piccolo il mondo. Mi vorresti anche se fossi così? Guarda. Certo, amore. Discriminazione. No, sei bellissima sempre, anche senza capelli. Ti tengo anche senza capelli. Se mi raso? No, non rasarti, adesso che ce li hai, tieniteli. Ovviamente inizierò la cura che mi ha prescritto, appunto questa lozione da mettere in testa e questo semplice integratore. L'integratore è questo qua, che è praticamente a base di zinco, calcio, fosfato, robe che dovrebbero far bene ai capelli. Come si fa a riempire una pipetta? È impossibile, è sempre metà. Come faccio? Devo metterlo da sopra o da dentro? Io direi da qua spalmi verso qua. No, dentro comunque metto sulla cute. Mario ce non l'ha ben capito. Ah! Qua tutto. Hai sbagliato tutto. Minchia, mi sto strappando i capelli. Ah, che puzza! Sembra l'alcol che usavo per le stampe a resina. Comunque è verissimo che lascia i capelli super tipo crespi, unti, non lo so. Si vede? È una delle sensazioni più brutte del mondo, vi giuro, mi dà troppo fastidio. Vediamo se ci sarà qualche differenza. O non sto ovviamente dicendo che tipo è un male essere calvi o perdere i capelli, nel senso, però a livello estetico, almeno a me, su di me non piace. Perché c'è gente che secondo me sta benissimo senza capelli, ma questa gente non si chiama Lanvalca, ecco. Parere mio. Nell'ambiente del fitness il fatto di perdere i capelli è visto come un questo sta usando sostanze, si bomba, quindi perde i capelli. Ora in parte è vero, perché comunque la perdita di capelli è anche legata a un fatto di testosterone, non entro nei tecnicismi perché non sono un tecnico, non sono esperto, però comunque sia è un dato di fatto che può portare alla perdita di capelli utilizzare sostanze. L'ultima fantastica menzione che state aspettando tutti è la creatina. Si è sentito spesso dire che la creatina fa perdere i capelli, può favorire la perdita di capelli. Facendo un po' di ricerche e parlando anche con delle persone molto più esperte di me, a livello teorico e biologico la creatina potrebbe accentuare la perdita di capelli se è già in atto, quindi potrebbe sostanzialmente velocizzarla. Però a livello pratico sono stati fatti degli studi
che appunto hanno dimostrato che è una differenza veramente impercettibile. Poi è anche vero che tipo la creatina si prende in cronico, noi che facciamo palestra io la prendo da anni, e il fatto che gli studi non vengono fatti in un anno o più, vengono fatti in meno tempo, nell'anno 2-3 potrebbe influire qualcosa, però se non avete predisposizione per perdere i capelli la creatina non fa assolutamente nulla. Comunque ricordo che se volete acquistare creatina, integrazione, produttività eccetera, c'è il mio sponsor Progis. Questo tra l'altro è una nuova linea, si chiama Clear Creatine e è veramente top, gusto limone il mio preferito. Questo non è un video chiaramente per mettervi ansia o allarmarvi, ma bensì è una curiosità che avevo io in primis e quindi ho deciso di condividerla con voi in un video. E poi in qualche modo sono anche riuscito a collegarlo nell'ambiente del fitness. Se vi dimostrate interessati, se vi piace questo video un po' diverso dal solito, magari vi posso anche portare la differenza tra tot mesi di cura, tipo 3, che ne so. Ci tengo a ringraziarvi come sempre di tutto il supporto, chi mi supporta sui miei chi mi supporta su Prozis, su Kaizen, col mio codice sconto AlanValca. Grazie a tutti quelli che acquistano il mio ricettario, un libro di ricette fit, ce ne sono veramente un sacco. Seguitemi anche sulle altre social che trovate in descrizione o comunque facciamolo sotto. Io vi saluto e alla prossima.